magari anche qualcuno può tirarmi, sta per tirarmi nel mezzo o stanno pianificando per tirarmi nel mezzo, per mettermi un trappola. Potrebbe. Pensi che tra queste persone ci sia anche Manuela? Molti pensano che tu sia l'esecutore materiale del delitto di Pierina, è così? No. Io sono estraneo ai fatti e ho fiducia totalmente alla giustizia. Non sei uscito quella sera. Non sei No, no. uscito. Luis da Silva, vicino di casa di Pierina e tra i principali sospettati, non ha dubbi. La sera del delitto non ha messo piede fuori di casa, ha dormito per tutto il tempo sul divano. Eppure qualcosa che non torna ci sarebbe. In merito alla tua condizione fisica, prima e dopo il delitto, tu hai avuto un incidente in moto in quei giorni quando è stata uccisa Pierina, zoppicavi. Eppure una telecamera mostra che cammini senza zoppicare. Come ti spieghi questa cosa? Quel periodo lì era buio, tutto potrebbe sembrare un nero, anche se, ma è il prima della morte della povera Pierina. Non Però non zoppicavi, quello è il dubbio, diciamo. zoppicavi perché forse il telecamera come l'ha visto e come l'avevo preso, quello non ero io. Secondo te, se non sei stato tu, chi ha ucciso Pierina? È stato qualcuno nell'ambito familiare? Un'idea ce l'hai? Certo, uno può avere un'idea per dire che potrebbe, ma io mi fermo lì. Sospetti o hai mai sospettato di Emanuele Loris? Mi fermo come avevo detto. Parli ancora con Manuela? No, adesso voglio stare con mia moglie, che è mio amore di sempre e per il futuro. Pensi che qualcuno sospetti che tu sia responsabile perché sei senegalese? Quello che ho visto fino adesso è. Sì, non voglio vittimizzarmi, però sappiamo la storia del mondo come è stata fino adesso. Se Pierina fosse qui, vorresti dirle qualcosa? Mi dispiace per lei, sapendo che non ha potuto vedere suo figlio tornare a casa. Mi ha fatto male. E mi dispiace veramente, perché io lo so cosa vuol dire la mamma che l'ho perso.